Fedele il tempo, che fuga ogni dubbio e ti spiega ogni cosa. È benevolo il tempo, che bisbiglia al tuo orecchio. Alzati e vai, la vita ti aspetta. Corrile incontro e conquista il futuro. E sarà il tempo, compagno di viaggio, ad aprire i tuoi occhi e indicarti la via. Thank you.
Un profondo sentire, lo scorrere della vita che passa attraverso i versi. Sono queste le incantevoli note che ascolteremo oggi in un pomeriggio interamente dedicato alla poesia. Accogliamo con grande piacere l'amica Laura Donato, affermata ricercatrice e poetessa, che corona il suo sogno della sua prima raccolta di poesia, edita da Publisfera Edizioni. Laura giunge da noi con un carico di riconoscimenti che negli anni l'hanno resa molto nota nei vari concorsi e premi letterari regionali e nazionali. Fresco di stampa, con un elevato numero di copie vendute, tra i versi La vita conquista il premio speciale per la sezione Libro edito di poesie nell'ambito del 4° concorso nazionale Perdersi nell'amore. Proprio da Fagnano Castello parte il suo tour di presentazioni e leggiamoci su, si pregia di averne in esclusiva il compito di dare il via a questa nuova ed emozionante avventura. Do il benvenuto ad ognuno di voi, ringraziandovi per essere qui oggi e soprattutto per aver deciso di passare un pomeriggio con Laura. E passo subito a presentarvi i nostri ospiti, sono un po' emozionata, sarà che con Laura abbiamo condiviso diverse cose e la sua presenza mi ancora di più inorgoglisce qui, ma soprattutto mi rende orgogliosa come fagnanese, ecco. E per lasciare spazio quindi ai nostri ospiti, presento e do il benvenuto alla professoressa Anna Maria Tarsitano, assessore alla cultura del comune di Fagnano Castello, al dottor Walter Maccari, funzionario INAIL, già presidente della Comunità Montana Unione delle Valli, e l'autrice che abbiamo appena conosciuto, Laura Donato, alla quale abbiamo pensato quindi di regalare questo momento, in realtà è lei che lo regala a noi. Saluto il sindaco, buonasera, e lascio la parola a Paolo per entrare nel vivo di questa manifestazione. Ci rivediamo più tardi per i saluti finali, grazie. Buonasera a tutti, io sono Paolo, lui è il Valletto, lui è Marcello e questa sera conosceremo l'autrice del libro, Laura Donato, che invito a sedersi qua vicino a me. Intervalleremo momenti di salotto, parleremo di poesia e di libri con Laura, a momenti di musica e di spettacolo, come avete visto poc'anzi, anzi salutiamo la nostra Maria Giù. Salutiamo Lina che ci raggiungerà fra poco, sono le protagoniste dei nostri tre intermezzi culturali. E allora, buonasera Laura. Buonasera a tutti. Il cervello è Valletto? Serve un microfono per Laura. Con i nostri potenti mezzi arrivano i microfoni. Eccolo. Grazie. Prova, sì, ci siamo. Allora, abbiamo preparato delle domande in base alle quali ti conosceremo meglio, conosceremo sia Laura come persona, tu già la tua peculiarità è di accomunare una parte scientifica a una poetica che è già, questo è già un unicum difficile da riscontrare, ma ci arriveremo subito. Prima domanda che ti chiedo, sempre in base alla poesia che abbiamo appena sentito dalla voce di Maria Francesca, che era Il Tempo. In base a questa poesia che abbiamo appena ascoltato, ti chiedo, quali dubbi ti ha chiarito il tempo? Tanti, tantissimi me ne ha chiarito il tempo, sia per ciò che concerne le relazioni sociali che per le tappe personali che io ho raggiunto. È vero, diciamo sempre il tempo è tiranno, però a volte il tempo è il nostro miglior amico. Il tempo ci consente di superare momenti difficili, di maturare quantomeno, di maturare l'accettazione di determinati periodi difficili della nostra vita e ci consente anche di schiarire le idee, di vedere meglio le situazioni che possiamo aver vissuto e anche di acquistare una maggiore consapevolezza del nostro io, del nostro intimo sentire e del nostro agire. C'è qualcosa che rifaresti se non rifaresti se potessi tornare indietro? Io sono sempre stato uno spirito libero,
però allo stesso tempo ho sempre rispettato le regole. In alcuni casi sarei meno ingenua, mi fiderei un po' meno delle persone, perché forse non è sempre così, però forse comportandoci in un certo modo si fa l'errore a volte di aspettarci che gli altri si comportino allo stesso modo, e questo è un errore perché siamo umani e ognuno di noi può sbagliare, però rifarei tutto nel bene e nel male, rifarei tutto quello che ho fatto, perché l'ho fatto sempre, ho cercato sempre di pormi nella condizione di esercitare il mio libero pensiero e la mia libera azione, ma sempre nel rispetto degli altri, seguendo le regole che la società mi ha imposto e che la famiglia mi ha imposto. Chiamo qua con noi l'assessora Larsitano. Rimani Laura, ah, Marcello, prendo un'altra sedia. Intanto ringrazio Voce Libera che ci trasmette sulla pagina Facebook, siamo in diretta, salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Prego il nostro valletto, sempre molto... Gianna Maria, buonasera. Volevamo anche dal tuo punto di vista una visione del libro di Laura, della sua opera. Buonasera a tutti quanti. Vabbè, noi in staticità possiamo parlare senza la mascherina. Se avete un po' di... Mettila perché... Ah, sì. Il libro. Non si sente bene se la indosso adesso. Scusate, il bello della diretta è anche questo. Il nostro sindaco è sempre attento. Bravo. Bravo sindaco. Allora, intanto veramente volevo ringraziare Laura per questo evento e soprattutto per avermi dato l'occasione di parlare del suo libro. Infatti è la prima volta in realtà, da quando ho cominciato a presentare gli eventi culturali, che mi ritrovo qui non soltanto in veste di assessore alla cultura di Fagnano, ma anche come relatrice del libro. Ed è stato veramente un grande onore per me avere il piacere di parlare, analizzare, interpretare questa bellissima silloge che ci ha regalato Laura. Quindi porto sicuramente i saluti di tutta l'amministrazione, del nostro sindaco che è qui con noi, l'abbiamo capito dal suo intervento puntuale, da sceriffo, va bene. E, al di là di questo, ecco, volevo innanzitutto ricordare una cosa bella e importante per me e per Laura. Scusatemi se stasera mi dilungo un po' nel mio intervento, ma è veramente doveroso perché il compito a cui mi ha richiamato Laura è un compito importante, non semplice, a cui bisogna dare il giusto valore. Laura è nei miei ricordi di bambina, la ricordo veramente perché era una cara amica di mia sorella, insieme a sua sorella Giamaica, e quindi l'ho sempre vista, ecco, come l'adulta, il gruppo dei grandi da cui trarre esempio e a cui in un qualche modo ispirarsi. Poi per tanto tempo non ci siamo più rivisti, e proprio grazie all'attività culturale che abbiamo avviato qui a Fagnano quando ci siamo insediati come amministrazione l'abbiamo riscoperta, grazie anche ai ragazzi Leggiamoci Su che hanno organizzato diversi eventi, tra cui quello che richiamava prima Maria Francesca, relativo proprio all'evento Arte e Scienza, dove Laura aveva presentato il suo libro scientifico, anche questo sicuramente un grande capolavoro, dove era riuscita ad esprimere una nuova teoria proprio riguardo a quella che deve essere il tenore di vita più salutare per garantire il benessere psicofisico di ciascuno. Oggi stranamente invece ci ritroviamo a presentare il suo libro. Io ho preparato una relazione, solitamente non intervengo mai leggendo, chi mi conosce lo sa, ma ripeto, è per me veramente importante riuscire a dire tutto quello che c'è da dire sul libro di poesie di Laura,
e spero di riuscire soprattutto a coinvolgere il pubblico e chi ci ascolta in modo tale che sia invogliato e propenso a leggere questo bellissimo testo, che è qualcosa che va veramente oltre la semplice poesia. La presentazione di Laura, bene o male, ci è stata anche fornita da Maria Francesca Magno. Laura è infatti ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali, di contributi in un'enciclopedia scientifica internazionale e di diversi articoli. Ma Laura è anche artista e autrice di numerose poesie, oggi raccolte in questa silloge, Tra i versi la vita. In campo artistica ha maturato esperienze di laboratorio teatrale, culminate con la sua partecipazione a due rappresentazioni, Ditegli sempre di sì di Edoardo De Filippo e Povero Piero di Tommaso Campanella. Nel 2018 è iniziata la partecipazione a qualche concorso letterario e sono subito arrivati i primi riconoscimenti. Al 2018 risale la menzione d'onore al Club della Poesia durante il Galà dell'Amore con la poesia Sentimento. Da quel momento in poi Laura ha ricevuto numerosi premi alla poesia, tra i più significativi e importanti per l'autrice: un primo posto al terzo concorso internazionale Corona, Cassano allo Ionio, un primo posto al terzo concorso nazionale Il Sabato del Villaggio, Cosenza, nel 2020, un secondo posto al concorso letterario nazionale di poesia Venere, Rende, 2019, il premio speciale AIMNOS, Associazione Italiana Medicina, Nutrizione, Odontoiatria e Sport, al primo premio letterario Poesia e Vita, e tanti altri premi, come quelli conferiti alla poesia Risveglio, Preghiera a Maria, Messaggio d'amore dedicato a sua figlia, Una donna può, ed anche riconoscimenti, encomi letterari, numerose menzioni d'onore e l'inclusione di alcune poesie in antologie. È doverosa questa premessa proprio per capire il valore e l'importanza di avere oggi qui una personalità, un'autrice, un'artista come Laura. Quindi ecco perché ho voluto proprio fare in premessa una presentazione un po' più particolareggiata di tutte veramente i riconoscimenti, di una parte, perché sono proprio tanti i riconoscimenti rivolti a Laura, in questa introduzione. Tra i versi la vita ha già partecipato a diversi concorsi ed è arrivato il primo riconoscimento dal quarto concorso artistico letterario nazionale Perdersi nell'amore, premio speciale alla silloge di Laura Donato. Dunque è proprio questa la grande bellezza di Laura, la sua capacità di guardare al mondo e alla vita sotto un duplice aspetto, quello razionale della scienza da una parte e quello passionale della poesia dall'altra. È uno strano connubio che, diversamente da quello che si crede comunemente, trova la sua massima espressione proprio nella poesia, che diventa portavoce di sentimenti, emozioni e valori, ma anche della natura, della sua bellezza e della sua forza inarrestabile. Come scrive Stefano Vecchione, che è anch'egli uno scrittore nella presentazione alla Silloge, tra i versi la vita è un viaggio tra poesia e scienze, un viaggio accomunato dal mistero che l'autrice vuole svelare nelle sue profonde riflessioni e che ci fa interrogare se la vita è poesia e se la poesia è vita. E Laura lo fa con grande maestria, attraverso un linguaggio limpido e semplice, ma al tempo stesso accurato e ricercato nella terminologia, in un perfetto equilibrio dei versi e della struttura della rima, con l'uso pertinente e puntuale delle figure retoriche, e creando sullo sfondo quella musicalità, capace di rappresentare gli stati più profondi del suo animo, e contestualmente capace di descrivere i piccoli ritratti campestri come quadri incantati che esprimono l'intimo sentire. Cosa vuole trasmettere tra i versi la vita? La silloge ci induce a riflettere sulle nostre vite e sulla bellezza della natura. La nostra vita è poesia e siamo noi a scriverne i versi, passo dopo passo, giorno dopo giorno. Ma se ciò è vero, è vero anche che nello scorrere dei versi di una poesia possiamo leggere pagine di vita che ci appartengono. La raccolta è divisa in ben 5 sezioni: osservando la vita, in guerra, la donna, la sua essenza, le sue gioie, i suoi dolori, i volti dell'amore, il valore dell'amicizia, che inquadrano la tematica trattata dalle poesie e guidano il lettore nella comprensione del testo, così come le note dell'autrice poste in calce a ciascuna lirica. E qui faccio una parentesi, una cosa veramente bella,
questo aver inserito delle note all'interno di ogni lirica e di ogni poesia, perché veramente può aiutare chi legge e anche a fini didattici, ecco, le poesie di Laura possono essere uno spunto anche all'interno dell'insegnamento della scuola. Nelle poesie di Laura non ci si può perdere, si ritrova sempre un filo conduttore. Scorrono come il migliore dei romanzi, che sa indagare l'animo del protagonista e contemporaneamente quello del lettore che vi si rispecchia, passando tra gioia e dolore, amore e delusioni, sogni e paure, delineando una grande molteplicità di situazioni ed eventi che si collocano compiutamente in ogni lirica. Ed è così che trovano spazio i valori più importanti per ogni individuo: l'amore per Dio, per la propria vita, per la propria madre, per un figlio, una sorella o un amico, lo scorrere inesorabile ma indispensabile del tempo, la forza della giovinezza e il vecchio cuore bambino, la forza di lottare e di far passare eventi funesti come il Covid, il coraggio delle donne perché una donna può, e la grandezza dell'amicizia. Il tutto tra riflessioni filosofiche e indagine scientifica, nel vasto paesaggio di analogie e metafore, in uno sfondo campestre in cui si impongono quasi prepotentemente i moti dell'animo, quelli di una persona, di Laura, che ci parla di sé e dei suoi sentimenti segreti, delle vicende vissute e della sua voglia di andare avanti, senza mai perdere la speranza. Una Laura in cui ciascuno può ritrovare se stesso e recuperare il proprio coraggio, quella speranza e la voglia di vivere. Tra vita terrena e ansia d'infinito traspare la ricerca di un senso, del desiderio di essere e di diventare, di godere della bellezza e dei doni della natura e contestualmente di affrontarla quando si impone con tutta la sua forza. Natura benefica o malvagia, come la voleva il grande Leopardi, ma pur sempre natura da cui traiamo origine e forza, in cui ci rifugiamo in quella costante lotta per la vita. La prima sezione, Osservando la vita, si apre con Nei versi la vita. La nostra vita è poesia e la poesia è vita. Siamo noi gli attori, i protagonisti, e a noi spetta l'arduo compito di scrivere i versi della nostra straordinaria vita. E poi altri inni alla vita come risveglio, al sorgere del sole, l'essenza delle cose, preghiera a Maria. Particolarmente affascinante è Spirito che vive, in cui la luce della conoscenza, l'orizzonte della libertà e il diritto a una vita che nasce ed ancora la memoria ci insegnano la differenza tra essere in vita e vivere. E ciò che vorrei, che in una splendida analogia tra sentimenti e natura ci riporta al senso del bene comune. Vorrei che s'alzasse un vento impetuoso per scuotere il senno impietrito del tempo, o veder tante stelle nel cielo d'inverno a saperci indicare la strada smarrita. Ho riportato alcuni versi perché veramente sono carichi di significato, di senso, e rispecchiano la grande poesia di Laura. Una lacrima ancora, componimento che Laura ha dedicato a sua madre, in cui ho ritrovato pienamente i miei sentimenti e quelli di chi combatte la malattia di una madre. Il terrore e la speranza sono di turno in questa stanza. Con la consapevolezza che il dolore non passa, ma trova il suo posto nel cuore per restarvi per sempre. Nella seconda sezione, In guerra, nella lirica Notizie dal vento di guerra, riecheggia il vento della guerra e Storia di un campo ci ricorda lo strazio della Shoah, affinché quelle pagine di storia non si ripetano, e la speranza di nuovi risvegli dopo la guerra, in ombre di luce nuova. Infine Passerà, che ci induce a riflettere sulla storia attuale, il Covid, sollecitando un maggiore senso di responsabilità e solidarietà collettiva. Nella terza sezione domina un tema a noi molto caro, la donna, la sua essenza, le sue gioie, i suoi dolori. Non posso citare ogni singola poesia, ma emerge chiaramente in tutte la grandezza della donna, coraggiosa e tenace, che mai si ferma e che sa essere anche tenera amante e madre insostituibile, dono per ogni bambino. Donna, luce infinita che illumina il mondo, o un bel pozzo nel deserto, un gran faro in mezzo al mare, l'energia che muove il mondo e regala tanto amore. Ma Laura parla anche di femminicidio, di fragilità, di violenza subita, di ali spezzate e di vite rubate, e poi le raccoglie nei versi della scalata, con cui emerge la speranza e la forza di andare avanti. Nella sezione I volti dell'amore, l'amore domina prepotentemente, amore divino per la propria figlia, per la madre, per il suo coraggio, amore per la vita e per il proprio compagno, amore potente e importante che dà gioia e dolore,
amore che inevitabilmente guida la vita di ogni individuo. È un'onda che viaggia leggiadra, portando messaggi di pace, scandisce il suo ritmo divino, muovendo il grande universo, la forza dell'amore. L'ultima sezione, il valore dell'amicizia, si apre con la lirica come fosse Natale, in cui si risveglia il ricordo di un'amica per proseguire nelle liriche successive con la riflessione sul valore dell'amicizia, quell'amicizia semplice e pura che si ritrova di fronte a un calice di vino e che sa capire, sostenere, che non giudica e dà buoni consigli. Tra tutte emerge il componimento Manchi, dedicato a Vincenzo Bonazza, il cui ricordo è vivo in tutti noi. Ho voluto veramente dare, spero di esserci riuscita, un'infarinatura generale di quello che è il senso del libro e il valore che porta al suo interno, perché veramente la cosa bellissima di questa silloge, al di là della grandezza e delle capacità di artista di Laura, è questo riuscire a riflettere ogni piccolo momento delle nostre vite e questa sua capacità di farci riflettere in ogni singola poesia e di offrirci attraverso la lettura delle poesie un'immagine di noi stesse e quindi una fonte di insegnamento veramente per migliorare le nostre vite e il modo in cui ci comportiamo ogni giorno. Grazie. Complimenti assessore. Adesso procediamo con il secondo intermezzo, siete sicuramente venuti qua per questo. Adesso è il momento di ascoltare Gaia, nome della canzone che ha perfettamente a tema perché la figlia di Laura si chiama Gaia, quindi hai trovato la tua musa ispiratrice, postuma però perché poi, prima l'hai scritta, poi hai trovato la musa ispiratrice. Gaia di Marcello Florio, ti faccio la valletta. Portami a casa, tanto già bevuto troppo. È la notte che ci avvolge, se mi baci nessuno se ne accorge. Mi è venuto il mal di testa, di questi anni cosa resta? E tu mi sembri un po' diversa, cammini ma mi sembri persa. Tuo ragazzo che mi guarda male, ti bacia e tu lo lasci fare. L'invidia mi pervade, ma tanto se non mi ami è uguale. Non cadere nelle mie bugie, che tanto bevo e torno a casa all'alba. Mentre di fuori un altro inverno avanza, tu resti chiusa in una stanza. Fagnano che ci sembra un gioco, guardo le serie ed esco poco. Ma prima delle sei non dormo e quando dormo neanche sogno. A 4 anni sognavo il mare senza paura di volare. Adesso il mare non lo sogno più, se chiudo gli occhi sprofondo giù. E tu continui ad ignorarmi. Gaia, perché non mi parli? È lui che ancora mi guarda male ed io che invece ti vorrei urlare. Non cadere nelle mie bugie, che tanto bevo e torno a casa all'alba.
mentre di fuori un altro inverno avanza. Gaia, tu resti chiusa in una stanza. Non so se Gaia vuole spiegare perché non parla, può farlo adesso. Finalmente riusciamo a risolvere questo enigma, bravo Marcello. Chiamo, per aggiungere un po' di carne al fuoco, chiamo con noi il signor dottor Walter Maccari. Le lascio la mia sedia. Ah, ok. Ospite, sedia munito. Autore anche della postfazione del libro. Il libro vi ricordo che potete acquistarlo là al nostro banchetto, c'è Maria Francesca Posta, vi lascio il microfono, ascoltiamo dal vivo le parole del professor Maccari. Allora, io innanzitutto vi ringrazio, anche se non sto molto bene, sono reduce già dalla riunione che abbiamo fatto ieri a Cosenza, quindi sono venuto per Laura e per l'associazione. Prima di entrare nel merito del libro, io devo fare una sorta di preambolo, anche perché è molto difficile poi parlare e rischio di fare anche una brutta figura dopo quello che ho ascoltato da parte di Anna Maria. Ad averci gli assessori così, però lasciamo perdere. Certo. Sei stato bravissimo ad averla scelta. Lasciatemi dire una cosa però. Io non sapevo di questa associazione Leggiamoci Su. E per me è una bella sorpresa. È una bella sorpresa perché già l'associazione, il nome Leggiamoci Su, sta ad indicare che voi siete delle persone che guardano e che badano al fatto che nel nostro paese, cara Anna Maria, non si legge, si legge poco e chi legge non capisce quello che legge. Quindi io credo che questa associazione abbia un grande merito se organizza questi incontri alla lettura, perché penso che la lettura, il leggere, l'approfondire e studiare, noi siamo fermi ma ci portano in altri mondi. La lettura ci apre il cervello, la lettura ci fa capire tante cose. Io con Laura ho un rapporto di un'antica amicizia che risale alle scuole superiori. Laura mi ha detto se leggevo i suoi versi e se scrivevo la postfazione di questo libro. Io, guardate, sono molto restio a scrivere delle cose, anche se scrivo molto e leggo molto. Tant'è che se voi, faccio una parentesi, mi ospiterete qui a presentare il mio libro, che è certamente un libro però diverso, non è di poesie, ma che è uno spaccato della vita sociale del nostro paese, quindi più di carattere politico, che parte dal 63, dal 1963 al 92, quindi è un bel libro di 300-400 pagine. Ecco, io sarei molto contento se mi deste la possibilità di poterlo venire a presentare anche qua a Fagnano. Ma detto questo, io in tempi non sospetti, cioè dalle scuole superiori, avevo intravisto in Laura un qualche cosa, una sensibilità, una vivacità di pensiero che andava oltre la media, parliamoci chiaramente. È sempre stata una che ha preso la borsa di studio, è sempre stata la numero uno, non della sua classe, dell'intero istituto. Ma la cosa molto più bella, secondo me, particolare di Laura, sta nel fatto
che lei proviene da una scuola tecnica, si laurea in biologia, è una ricercatrice e quindi è una scienziata, ma nello stesso tempo ama la letteratura, ama la poesia, ama scrivere. E guardate, non si trovano, Anna Maria, spesso queste, non si combinano spesso queste due cose, tranne qualcosa nel passato di qualche poeta. Però ecco, già il fatto che lei è una ricercatrice, quindi puntigliosa, attenta, che guarda, che scruta, che approfondisce, credo che l'abbia aiutata molto anche, no? Perché nelle sue poesie Laura ci apre un mondo, perché Laura passa da fatti familiari, parla quindi quella bellissima poesia La mamma, che io la ritengo una poesia veramente, io quando l'ho letta mi sono venuti i brividi, parla di femminicidio, cioè Laura parla di problemi seri, e trasformarli, Anna Maria, tu me lo insegni, le proprie emozioni, le proprie sensazioni, poi metterle per iscritto non è cosa facile e non è per tutti. Diciamo la verità, insomma, voglio dire, perché uno può avere delle belle idee, delle belle cose, però voglio dire, poi non è nelle condizioni di poter metterle nero su bianco. Ecco, io però vi voglio leggere questo, cosa penso poi io di Laura e della poetica di Laura. La poesia cerca di dire in modo indiretto, allusivo, non finto, quello che attinge alla inesplicabile voce dell'inconscio, per aiutarci così a dislevare la suggestione dell'essere, dell'altro noi stessi che è in noi, è un tentativo di tredunon tra l'esistere e l'essere. Io credo che noi troviamo tutto questo in Laura. E quindi quando parliamo di Laura come poeta, noi veramente parliamo di una poetessa a tutto tondo. Parliamo di una poetessa e di una donna che, voglio dire, anche quando io scrivo nella postfazione che certe volte lei è malinconica, che ci riporta alla leopardiana memoria, eccetera, eccetera, c'è questo velo, però nello stesso tempo ci dà sempre una speranza. Cioè Laura dice che un problema che c'è nella società non può essere solo il problema di chi l'affronta, del singolo soggetto, ma deve essere, e ce ne dobbiamo fare tutti carico di questo problema. E quando parla del Covid, quando parla di femminicidio, ecco, Laura ci lancia un grande messaggio che è importante in questo momento particolare che noi stiamo attraversando, che è un momento difficile per anche per vivere in questo momento pandemico, che secondo me voglio dire è come se fossimo in un'altra era, dove voglio dire neanche più i rapporti interpersonali, i rapporti umani, è cambiato il mondo. C'è questo virus anche, dove Laura parla anche di questo maledetto Covid-19, voglio dire, ci ha cambiato il modo di vivere, di pensare. C'è quello che una volta un abbraccio, no? Era il senso, voglio dire, di amicizia, di essere sensibili, di essere umani. Questo abbraccio tutto a un tratto noi non lo possiamo più dare, perché molto probabilmente ci facciamo male a vicenda. Quindi voglio dire, stiamo vivendo e attraversando un
periodo, è un momento non facile per la nostra società. Io penso che i poeti servano anche a questo, a farci riflettere e a guardare con ottimismo il futuro. Grazie. Grazie dottor Maccari, è stato un piacere ascoltare le sue parole. Laura, immagino sia anche gratificante per te ascoltare queste belle parole, non ho capito? Prego. Pausa sanificazione. Per i prossimi, diciamo, io ormai sono andato, per i prossimi. No, che? Laura l'ha usato solo lei, quindi. L'ha usato solo lei. Allora, sì, quindi dicevamo, è gratificante anche ricevere questa attesta di stima da persone che ovviamente capiscono la materia. Ti chiedo io invece da ignorante, diciamo così, ti do l'opportunità anche di spiegarti a chi non è molto addentrato alla poesia. Nelle tue poesie hai trovato l'essenza delle cose in tanti aspetti della tua vita. Quale secondo te resta però il più importante? L'aspetto più importante, intanto vorrei dire che la poesia, la penna, è un'arma potentissima per i poeti, che ci consente di esprimere i nostri sentimenti, di portare tu avanti. Tu scrivi a penna? Prego? Scrivi ancora a penna come Vabbè. Un tempo? No, scrivo a penna, è vero, capita, poi trascrivo, perché l'ispirazione arriva, può arrivare, quindi utilizzo molto i post-it, può arrivare quando sto anche quando sto facendo un esperimento e lì cerco di ricordarlo a mente, può arrivare di notte, può arrivare in qualunque momento. A volte quando non mi trovo carta e penna per appuntare, adesso ho escogitato l'uso del cellulare e mi mando i messaggi, quindi prendo gli appunti e poi vado a trascrivere tutto. Quindi è una grande arma che ci consente di esprimere il nostro pensiero, il mio libero pensiero, dico io, a proposito della poesia, spirito che vive, ecco, quando io scrivo posso parlare di me stessa, ma penso che queste storie appartengono un po' a tutti, invece nella poesia spirito che vive parlo proprio di me, parlo proprio di me stessa e esprimo tutto quello che dice la poesia e voglio dire proprio quello che tu hai, voglio trasmettere quello che Anna Maria prima ha raccontato. Una delle cose più importanti, secondo me, l'ho scritto da qualche parte nel libro, e ognuno di noi ha i propri valori, però non bisognerebbe mai omettere l'onestà, l'amore, vabbè, quello dovrebbe essere spontaneo, dovrebbe far parte dell'essenza di ogni essere umano, però in primis io pongo l'onestà, la lealtà, fare il proprio dovere e lottare per poter godere dei propri diritti, insomma mettersi nelle condizioni di poter camminare a testa alta. Ognuno di noi ha nella vita ha le sue vittorie, le sue sconfitte, però non c'è niente di più bello di poter camminare a testa alta nella vita. Ognuno ha i propri valori, vale sì in biologia che in poesia, poi se ci fai caso una frase. Certo, cioè certamente sì, scusami, hai tirato in ballo la biologia, voglio ricordare il carissimo amico Walter Maccari che comunque la poesia e l'ispirazione poetica in me è nata prima della passione per la biologia. Guarda un po', è vero, io frequentavo una scuola tecnica, ma questa cosa, posso dirlo, adesso lo devo dire proprio apertamente, non mi piaceva. Io avrei voluto frequentare il classico, però per diversi motivi non mi è stato possibile, quindi a casa, specialmente nel biennio, mi sono fatta prestare due libri di filosofia perché io comunque volevo studiare anche quelle materie. Seppur io sia stata sempre brava, appassionata nelle materie scientifiche, poi quello che faccio oggi lo conferma. E quindi studiavo molto la letteratura, mi piaceva tantissimo Leopardi, non si può parlare solo di pessimismo in Leopardi, si parla di ottimismo relativo in Leopardi, perché egli riconosceva, sì, definiva la natura matrigna, però riconosceva la grandezza della natura
è quello che noi abbiamo perso oggi un po' di vista, anche le catastrofi naturali che ci stanno piovendo addosso, sono la conseguenza della svista dell'uomo di quella che è la grandezza e la potenza della natura. Grazie mille. Io vi ricordo un attimo, prima del secondo stacco musicale, vi ricordo un attimo che siamo in diretta su Voce Libera, salutiamo e vi invito poi alla fine a visitare la nostra officina letteraria che si trova nel corso qua a Via Don Bosco, dove troverete anche nei prossimi giorni il libro di Laura da acquistare, non solo oggi per chi ci guarda sul web. Chiedo a voi di lasciare spazio libero alla prossima esibizione, approfitto per salutare Lina Caruso e Maria Giuseppe che hanno preparato per noi anche questo spezzone. Te lo lascio io là. Ok? Vai Francesco. Nell'amore che sol può donare una madre e nelle certezze che infondersi a un padre. Possiamo di certo riscoprirlo ogni giorno, l'essenza di ciò che dà valore alla vita. Sì, sarò il primo a vaccinarmi poi quando sarò. Mi riprendo. Chiamo Laura. Laura per la seconda parte dell'intervista. Marcello Sedia, cantautore valletto. La canzone che abbiamo ascoltato era la musica era Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi, se non ricordo male, vero Marcello? E la poesia che ha letto Lina era L'essenza delle cose. Adesso però voglio chiederti, già premesso nelle parole di Anna Maria e del signor Maccari, una tua poesia dedicata anche a questo periodo triste, periodo complicato, è una poesia sul Covid. E chiedo a te, com'è la vita di una poetessa in questo momento? Come la vive? Un periodo difficile, come un po' per tutti. Però bisogna avere un grande senso di responsabilità. Io non appartengo assolutamente alla schiera dei negazionisti, perché non è vero che il Covid non esiste. Bisogna andarci piano perché tantissime persone sono morte, non parliamo di strumentazioni politiche, guardiamo un po' al di là di tutto ciò, guardiamo alla vita, alla salute delle persone, a chi non ha la fortuna di avere uno stipendio e quindi ha potuto lo stesso usufruirne, come me. Ci sono tante persone che è vero hanno dovuto chiudere la loro attività e tutto il resto, però di fronte alla vita
Non ci possiamo girare dall'altro lato, bisogna stare molto attenti, e qui può parlare la poetessa come la biologa, alla fine la ricercatrice. Ho sentito tantissime persone dire che le mascherine non servono a nulla. Non è vero che le mascherine non servono a nulla, è vero, ci sono tanti tipi di mascherine, però noi qui in Calabria non abbiamo, per fortuna, ancora un'elevata concentrazione, carica virale, circolazione del virus, quindi dobbiamo utilizzarla la mascherina, dobbiamo approfittare proprio del fatto che i contagi sono notevolmente inferiori rispetto al resto d'Italia, e dobbiamo tutelarci, mantenere la distanza, utilizzare la mascherina. Utilizzare la mascherina significa non toglierla ogni poco, bisogna stare attenti anche quando si maneggia la mascherina. La mascherina si tocca dai fili, non si tocca davanti, perché se c'è il virus ce lo becchiamo sulle dita. La mascherina deve coprire il naso, deve coprire non solo la bocca, deve coprire anche il naso. E ho visto diversi ragazzi davanti alle scuole entrare senza mascherina. Insomma, bisogna diffondere sempre più all'interno delle famiglie questo messaggio, che la mascherina insieme al distanziamento serve. È ovvio che poi, se ci troviamo in determinati contesti, se parliamo, se facciamo, portiamo la nostra mente a ciò che è successo in Veneto, in Lombardia soprattutto, ovvio che questo tipo di mascherina in determinati contesti non ci aiuta, però ci aiuta sicuramente tantissimo nella nostra realtà. Quindi io lo ricordo specialmente ai giovani, a quelli che vanno la sera alla famosa movida. Ci sono tantissimi che non utilizzano la mascherina. Cominciamo a pensare seriamente che ci potremmo ritrovare questo virus addosso da un momento all'altro. Purtroppo sembrano sempre distanti i problemi, però questo non è vero. E quindi io un'altra cosa che vorrei dire è che durante il primo periodo proprio della quarantena tantissime persone dicevano: vorrei tornare, vorremmo che ritornassero i tempi di prima. Io su questo non sono d'accordo, l'ho scritto. Io non auspico che tutto torni come prima, vorrei che ci fosse un maggior senso di responsabilità e di solidarietà collettiva, perché a volte sembra che se un problema non ci tocchi direttamente è come se non esistesse. In tantissimi hanno dichiarato apertamente che il Covid non esiste. Andiamolo a dire alle persone che sono decedute, andiamolo a raccontare ai loro parenti, andiamolo a dire, a raccontare a chi non ha potuto riabbracciare i propri cari e si è ritrovato in mano un contenitore con le ceneri. Un mio carissimo amico, il coautore del mio libro scientifico, del mio testo di divulgazione scientifica, è stato colpito dal virus, quindi io ne è uscito vittorioso. Quindi io ho visto da vicino, da amica, ho partecipato molto emotivamente, e vi assicuro che non è uno scherzo. Qualcun altro poi magari avrà vissuto l'esperienza per un proprio amico, un proprio parente, e quindi dobbiamo stare sempre in allerta. Questo è un periodo storico triste che stiamo vivendo, ma possiamo superarlo solo con la collaborazione da parte di tutti, perché da soli non si va da nessuna parte, diciamo sempre questo. E della verità, dal punto di vista poetico, il periodo del lockdown ti ha aiutato a trovare ispirazione, oppure è un momento dove hai staccato la spina, se si può? Il periodo del lockdown ho scritto questa poesia, e poi mi sono dedicata più alla scrittura scientifica. Okay. Quello che ho fatto poi è portare a compimento la pubblicazione di questa silloge, già mi sembra tanto. Okay. Io ho finito un gioco alla PlayStation, tu hai scritto un libro, sì. Ognuno fa quello che vuole. Allora, il momento di Marcello di nuovo, al secondo, anzi, è una presentazione che va fatta un po' meglio, perché state, Gaia, stai per assistere alla seconda parte del pezzo a te dedicato, è un inedito, quindi, signor Sindaco, è la prima volta che verrà suonato. Si chiama Copa Libertadores, il nuovo singolo di Marcello Florio.
La mucchina version. Tanto abbiamo tempo, piano piano, quindi. Perché ti sei portata via il sole. Adesso andrò al bar centrale. O resto sul divano a cambiare canale. A rimettere insieme i pezzi del mio cuore. O forse guardo solo la libertà d'Ors. Se vuoi, ci vediamo. Aspetta sempre chi arriva prima. Ma se vuoi, ci sentiamo. Se chiami tu per prima. Con te sono stati più belli. Non avevo freddo quando era sera, perché tu eri il sole che c'è in primavera. Ma se non vuoi, non fa niente. Che vuoi che dica, succede sempre. Domani forse parto, se tu stai con un altro. È passata un'altra estate, le tue foto le ho buttate. Ma non si sta poi così male con questa malinconia autunnale. Grazie Marcello, tu non puoi rimanere al fanale, ti hanno appena bandito. Noi invitiamo le ragazze di Fagnano a non fidanzarsi mai con Marcello, altrimenti non avrà più motivo per fare musica, almeno fino al disco di platino, lasciatecelo in pace a comporre. Comunque presto avremo un CD di Marcello, potremo ascoltarlo e lo distribuiremo con l'associazione. Ti chiedo, Laura, ritorniamo su un argomento che è quello che secondo me è il più interessante della tua poetica. Cosa ti ha spinto dal mondo scientifico a quello della poesia? Non sono stata spinta. È qualcosa che senti dentro. Non sono passata dal mondo scientifico al mondo della poesia. No, come approccio magari più
che altro come approccio si sente, alle cose. Scusate, sì, se no ero io che l'avevo spento. Non sono stata spinta, è l'anima che deve esprimersi, è l'anima che vuole parlare, vuole dire la sua in merito al proprio intimo sentire, vuole dire la sua sulle ingiustizie umane, sulla violenza, è l'anima, è un qualcosa che senti dentro e lo devi fare, lo devi fare. Io ho conservato per tantissimi anni le poesie, non le ho... ero gelosa, non volevo mostrarle. Ti ricordi la prima volta? Ecco, stavo per dirlo, sì. L'ho persa quella poesia purtroppo, ricordo solo alcuni versi. Allora, in occasione della festa di fine anno della quinta elementare, a chiusura del ciclo, stavamo organizzando la recita con i vari insegnanti, e allora scrissi così, dalla sera alla mattina, dall'oggi al domani, una poesia. E scrissi una poesia dedicata a mia cara maestrina, si intitolava, qualcosa del genere, una maestra a cui ero particolarmente più legata. Però portai questa poesia a scuola il giorno dopo, all'epoca era, scusate, scuola elementare, quindi mi pare fosse la maestra De Pietro, mi pare. Comunque, ho scritto questa poesia. L'ho portata a scuola, l'ho mostrata e ho detto, ho scritto questa poesia, però io ero molto timida, sono tuttora timida, quindi non mi sono mai, forse una delle doti che mi contraddistingue è anche la semplicità, a parte l'umiltà, va bene, non me lo posso dire da sola, però la semplicità è comunque molto, molto timida, lo sono tuttora. Si vede, si vede. Si vede. Ok, e quindi sono arrivata a scuola e ho detto, ho scritto questa poesia, però vorrei che la declamasse un'altra persona, un'altra compagnetta di classe, che era una mia amichetta a cui ero legato, ho fatto questo. E invece l'allora credo fosse dirigente il professor Francesco Terranova, Ciccio Terranova, mi prese, non lo dimenticherò mai, e mi portò, mi pare, in tutte le quinte, in diverse classi, e mi fece declamare questa poesia, mi fece declamare, e poi la utilizzammo nella recita. Dopo diversi anni non sono riuscita a trovarla, a ritrovarla questa poesia, ricordo solo qualche verso. E poi ho continuato a scrivere a intermittenza, ho scritto tantissime poesie anche nel mio istituto. Noi abbiamo, c'è un catalogo delle mie poesie per i diversi eventi, non lo so, Natale, il compleanno del direttore, la nostra assunzione, quindi il posto di lavoro, e tantissime negli anni. E ce ne sono poesie, non il pensionamento di un collega, tantissime poesie. Se ritrovi la prima ce la dai, così la pubblichiamo noi. Purtroppo non sono riuscita a trovarla tra i vari traslochi, tra qua da Fagnano a Rende, poi comprando casa, un altro trasloco, non sono riuscita a trovarla, magari. Sto cercando di tornare indietro con la mente, chissà quando sarò più vecchia, perché si parla di memoria a lungo termine, forse mi tornerà in mente. E poi niente, le mostravo alle mie colleghe queste poesie, però le tenevo sempre conservate, perché loro, nel momento in cui scrivevo le poesie per l'istituto, alle varie feste, poi le declamavo, eccetera, eccetera, loro dicevano, ma perché non scrivi poesie di diverso tipo? Ma guardate che io lo faccio già, solo che sono conservate. E poi ho iniziato a tirarle fuori dal cassetto, poi ne ho aggiunte altre. Coraggio. No, non è questione di coraggio, che le ritenevo alcune molto personali, poi ne ho scritte altre, ovviamente non sono solo queste della Silloge, ne ho scritte altre, poi si alternano, ecco perché l'ispirazione è o ce l'hai o non ce l'hai, non è qualcosa che ti spinge, possono trascorrere anche 2 o 3 anni in cui io non scrivo, e magari poi in 15 giorni scrivo 4 poesie. Una cosa che vorrei raccontare, se mi consentite, certo. Durante il mio ultimo periodo di gravidanza, era la cosa più bella perché ho avuto la gravidanza a 40 anni, però c'era questo dolore che mi accompagnava, perché era uno dei momenti più belli della mia vita, ma non avevo vicino la mia mamma, come tutte le mie amiche che
è capitato che tre o quattro amiche eravamo in attesa nello stesso periodo e a me mancava questo aspetto qua. E allora poi ho pensato a un certo punto, lei comunque mi avvicina, e nell'ultimo mese mi è venuta la voglia, ho pensato, devo scrivere una poesia per mia figlia, devo dedicare una poesia a mia figlia. Non ci sono riuscita, mi credete? Perché l'ho pensato. A 2 anni dalla sua nascita, in mezz'ora, ho scritto un messaggio d'amore. Ed è la prima poesia è la seconda poesia con cui ho partecipato a un premio letterario ed ha avuto il primo premio, quindi una gioia immensa proprio. Così mi è venuta e l'ho scritta in mezz'ora nel 2007, mentre lei è nata nel 2005, in ottobre. Nel mese di settembre, tra luglio e settembre, ho pensato, voglio scrivere, voglio dedicare una poesia alla mia bambina. Niente, non ci sono riuscita. E invece 2 anni dopo, in mezz'ora, ho scritto quella bellissima poesia che ha riportato qui dentro. Grazie mille. Diamo spazio adesso all'ultimo intermezzo musicale. Le ragazze balleranno su la canzone, non mi ricordo il titolo, la poesia è Una donna può, che leggerà Lina. Lei si desta di buon'ora, molte cose a da sbrigare, mentre il mondo dorme ancora. Tra cornetto e cappuccino c'è la prole da sfamare, da stirare un grembiulino e i lettini da rifare. Un caffè preso di fretta, una doccia, un po' di trucco, e poi la scuola è lì che aspetta. Sono volate già 2 ore, l'energia ancora è tanta e di corsa va al lavoro. Lei sa essere guerriera, quando addestra come a manca. In quel campo di battaglia c'è qualcuno che la sfianca. Sarà pur donna in carriera, ma con spirito d'amore. Saprà essere lei fiera d'ogni tuo piccolo dono. Questa donna tutto fare è un bel pozzo nel deserto, un gran faro in mezzo al mare, l'energia che muove il mondo e regala tanto amore. Ultima parte della nostra intervista. Che fai? Mi porti pure la scaletta? No, quell'altra. Ah, sì, 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 scusa. Ultima parte della nostra intervista. Abbiamo ascoltato dalla voce di Lina, ringraziamo anche Maria Giuseppa Salvati che ha ballato per noi, poi le presenterà Maria Francesca Meglio. Abbiamo ascoltato Una donna può, è una poesia contenuta nel libro, e a questo punto ti chiedo una cosa molto facile. Una donna può cosa? Continua tu. Una donna può fare tutto. Ti ho risposto. Tutto ciò che non si penserebbe lo può fare, cioè tutto ciò che si possa pensare una donna non sia in grado di fare, può farlo una donna.
può farlo, è ovvio che ci sono dei limiti fisiologici in determinati contesti, ma io ti rispondo dicendo: una donna può. Qual è secondo te il superpotere che nascondono le donne? Allora, innanzitutto noi non nascondiamo nulla, innanzitutto. Ti posso rispondere scientificamente, sì. Ti posso dire una questione di connessioni neuronali. Ok, ce la prendiamo per buona. Comunque, vabbè, è la donna... Ecco, lei che muove il mondo. La donna è una donna, sa realizzare se stessa, sa anche avere spirito di sacrificio per la famiglia quando è necessario, però una donna non deve mai perdere di vista la propria vita. Una donna non deve assoggettarsi, non deve piegarsi al gioco dell'inganno, alla violenza. Una donna deve cambiare strada se si trova di fronte a questi problemi. Una donna, nella donna è nato il senso della maternità. Per la donna non è un sacrificio rinunciare a qualcosa per i propri figli. Per la donna non è un sacrificio non poter uscire una sera, per una donna è mamma, perché deve dare la priorità ai propri figli. Chi ha la fortuna, io sono stata, ho ricevuto un grande dono, il grande dono della maternità, quindi lo posso dire, una donna, è vero, si arriva stremati la sera, però io ho avuto i miei dolori nella vita, ma ho avuto tantissime soddisfazioni, ma devo dirlo oggi, grazie anche alla mia forza di volontà, alla Divina Provvidenza. Io sono una biologa, sono una ricercatrice, ma io sono religiosa, io credo in Dio. Io credo in Dio, non molto nel clero, ma in Dio sì. E una donna può, anche una donna piccolina come me può, perché l'anima è la forza di volontà, è il rispetto di se stessi in primo luogo e poi degli altri. Grazie mille Laura, per questo e per tutti i motivi che abbiamo elencato in questo pomeriggio potete comprare il libro di Laura o al banchetto da noi qua, oppure lo troverete nei prossimi giorni nella nostra officina che vi invitiamo ancora a visitare. Da parte mia ringrazio Walter Maccari, ringrazio l'assessore Anna Maria Tarsitano, ringrazio il sindaco se vuole venire a fare un saluto veloce, condividere un po' di germi un con noi. Un secondo solo, devo ringraziarvi se permetti. Sì, no, prima poi Maria Francesca, poi ti do la parola. Ok, va benissimo. Allora, sindaco, se vuole venire a condividere un po' di germi con noi, le passo volentieri il microfono. Ok. Intanto chiamo Maria Francesca, si avvicina qua, così fai i saluti finali. Accettiamo ufficialmente l'invito del dottor Maccari per la presentazione del libro, poi ci metteremo d'accordo, sarà un grande piacere per noi. Io ormai sono abituato a parlare con la mascherina, anzi dice mia moglie che mi migliora. Bando alle chiacchiere. Allora, io saluto Laura che ancora una volta ci onora della sua presenza e con orgoglio dico che è una fagnanese che non ha mai rinnegato le sue origini, mai il suo paese, che anche se abita a Rende possiamo dire che è sempre presente tra di noi e che qualifica la nostra comunità. È un punto di riferimento culturale, non solo per le sue doti di ricercatrice che sono a tutti noti ormai, ma anche dal punto di vista umano, dal punto di vista filosofico. E ci ha detto tante cose stasera, non solo che facendo un buon istituto industriale può uscire tanta roba, qua siamo tre che abbiamo fatto che usciamo dall'industriale, io, tu e Walter, perché se le scuole si fanno bene anche di diverso indirizzo, se si fanno bene si può crescere lo stesso, anzi si ha una visione più completa delle cose.
Viviamo un momento difficile, l'ha detto Laura, io la ringrazio per aver raccomandato ancora una volta l'uso delle mascherine, l'adozione di quelle misure elementari che non ci costano nulla. Io da mesi sto dicendo, a volte mi sentono, a volte no, mi sentono a della verità meno i giovani. Io mi sto sgolando la sera che la movida è bella, è giusto che si viva la vita, perché quando io vivo in piazza, quando vedo tutta quella gente la sera, soprattutto d'estate, in piazza, io dico questo è un paese vivo, però dobbiamo starci attenti che il pericolo non è passato, è dietro l'angolo, anzi c'è il rischio che torni la seconda ondata, ammesso che la prima sia mai finita. E quindi noi ne possiamo uscire fuori non con le misure repressive, mo c'è l'ordinanza che ha fatto la Presidente della Giunta regionale che chi non indossa le mascherine rischia una sanzione da 400 a 1000 euro, stanotte o domattina ci sarà un nuovo DPCM in cui si inaspireranno le sanzioni, si introdurranno nuove limitazioni. Non ne usciamo con la repressione, ne usciamo soltanto, io lo dico da mesi, con due cose, Laura, senso di responsabilità e senso di sacrificio. Dobbiamo rinunciare a qualcosa. Se non rinunciamo, soprattutto i giovani, riferisco ai giovani, se non rinunciamo a qualcosa oggi, domani sarà brutto, perché domani rischieremo. E se non sia mai dovesse venire quello che c'è stato in Lombardia, con la sanità che abbiamo, non so noi dove andremo. Qua noi siamo in pericolo, ve lo dico da mesi. La nostra sanità è un colabrodo. Al di là di quello che si dica, che hanno potenziato i centri, che ci sono le terapie intensive pronte, non è vero nulla. Qua in Calabria noi ci dobbiamo augurare che non ci ammaliamo. Immaginiamo se arriva quello che c'è stato al nord. Qua dobbiamo essere fortunati a non ammalarci. Se arriva il contagio come è stato al nord, noi siamo fritti. Quindi, giovani, senso di responsabilità, ve lo dico approfittando dei canali di Voce Libera, che ancora una volta saluto e ringrazio per questa grande opera che stanno facendo di informazione. Se non abbiamo queste due cose, senso di responsabilità, fare le cose per noi e poi per gli altri, ma soprattutto per noi, per i nostri familiari, i nostri cari, e senso di sacrificio, cioè la forza di rinunciare oggi a qualcosa per averla domani, non ne usciremo. Speriamo di non adottare altre misure. Io temo che tra stanotte e domani dovrò io come sindaco fare delle ordinanze, come la riduzione degli orari per i bar, i ristoranti, i matrimoni che non potranno essere oltre un certo numero di persone, vietare le feste private. Mi auguro che di non ricorrere a questo, ma temo che sarà necessario. Ma non basta. Senso di responsabilità e senso di sacrificio. Grazie ancora Laura, grazie a Voce Libera e buon lavoro a tutti. Grazie mille, chiamo Maria Francesca per i saluti finali. Io ne approfitto per salutare Francesco Grosso e Pasqualino in regia. Ciao, grazie a Voce Libera, grazie a Chicco che è per la sua organizzazione, oltre a Maria Giuseppa e Lina, ci penserai tu. Grazie mille. Chiudiamo così questa domenica insieme, augurandoci di aver lasciato ancora una volta una valida traccia nel vostro bagaglio culturale. Saluto e ringrazio i nostri ospiti, e ringrazio con immenso affetto mio personale ma di tutti i ragazzi Laura, che mi permetto di chiamare da subito, dalla prima ora in cui tu hai deciso di seguire i nostri passi Laura, perché ti sentiamo molto amica, quindi e sarai sempre così. E soprattutto ringrazio gli amici di Voce Libera che ogni giorno ci danno l'opportunità di utilizzare mezzi, ma soprattutto di arrivare ovunque, e anche questa manifestazione è stata possibile nel rispetto delle norme vigenti proprio grazie a loro. Siamo entrati nelle vostre case sperando di poterci tornare spesso. Ringrazio quindi le ragazze che hanno prestato il loro tempo ma anche la loro arte, quindi Maria Giuseppa Salvati,
Ferrati, che ha curato la coreografia, e Lina, che ha curato la lettura delle poesie di Laura. I nostri ospiti, Anna Maria Tarsitano, assessore alla cultura, il dottor professoressa, il dottor Walter Maccari, il nostro sindaco e tutti voi, augurandoci di poter, per quanto ha ricordato il sindaco, organizzare presto qualcos'altro, sperando che non succeda nulla che ce lo impedisca. Grazie ancora e alla prossima. Io vorrei ringraziare Leggiamoci Su per avermi ospitata ancora una volta. È bello condividere tutte queste avventure insieme a voi, ce ne saranno tante altre. Vorrei ringraziare il Comune di Fagnano Castello, che supporta tutte queste iniziative messe in campo da Leggiamoci Su, anche per l'apprezzamento, per la stima che avete tutti nei miei confronti. Poi vorrei ringraziare l'amico da una vita, dottor Walter Maccari, per la sua presenza e per le belle parole che esprime sempre su di me. E vorrei ringraziare, per ultima, ma non in fondo alla lista, Anna Maria Tarsitano, in veste di assessore certamente, ma in veste di professoressa, in nome dell'amicizia che mi lega, le ha detto lei stessa, a sua sorella, e poi in un secondo momento anche con lei, ha centrato pienamente quelle che sono le tematiche di questa silloge e i messaggi che io voglio trasmettere, quantomeno un tentativo, spero di riuscirci, con questa arma che ho a disposizione, la poesia, che poi parliamo di arma, ma è anche una passione, una mia passione. E niente, ringrazio nuovamente tutti, ringrazio anche i presenti, i ragazzi di Voce Libera Fagnano, che mi consentiranno di poter trasmettere i messaggi che abbiamo lanciato a un pubblico molto più vasto, e quindi di poter divulgare sempre più messaggi positivi. Grazie a tutti. Aggiungo i ringraziamenti alla famiglia Caprio, che ci ha concesso di svolgere la manifestazione qui, quindi un caloroso abbraccio al professore Emidio e alla professoressa Maria Donata. Thank you.